Signore e signori, accendete i motori. Così è iniziata la prima gara di campionato F1 Series. Entusiasmo pieni giri, tanta partecipazione, competizione e grossa risposta del pubblico nella rinnovata pista verde di Fener. Uno dei pochi tracciati esistenti nel Triveneto e, sicuramente, quello più attivo. Perché abbiamo avuto un record di iscrizioni, la pista è totalmente rinnovata, è stato rifatto il manto stradale, i piloti sono corsi numerosi, anche per la curiosità di una nuova categoria che è l'F1 Series, cioè la Formula 1 del modellismo, per cui speriamo in una bella stagione. Oggi il tempo ci ha graziato dopo il brutto tempo della settimana, temperatura gradevole, sono tutti felici e contenti, speriamo che questa sera abbiano le loro soddisfazioni, chi più chi meno, come al solito, perché chi vince è sempre uno, per cui... F1 Series è la nuova categoria di radiomodelli elettrici in scala 1-10, con riproduzioni fedelissime delle più belle livree di auto da Formula 1. Sono dei modelli in scala 1-10 che riproducono fedelmente anche nei colori le livree del mondiale di Formula 1. La nostra particolarità è che sono tutte livree storiche, cioè quelle che hanno fatto la storia della Formula 1. Hanno un motore elettrico, si guidano con i telecomandi che hanno anche i modelli che sono dotati di motore a scoppio, e la particolarità è che seguono le regole della Formula 1, per cui le qualifiche, le gare, la gara finale, eccetera. Questa passione? Oh beh sì, io non la chiamo neanche più passione, la chiamo virus, perché chi acquista il primo modello poi rimane folgorato e è come una malattia. E tutta la gara molto bene, perché è una giornata intanto bella, piena di sole, piena di piloti, che questa pista ultimamente negli ultimi anni non è mai stata abituata ad averne così tanti, quindi una bellissima giornata. A Pedavena hai dato battaglia, hai dichiarato di voler vincere a tutti i costi. Stai promettendo bene? Per adesso sì, sono terzo, partenza terzo su 38 piloti, quindi per adesso va molto bene. Speriamo anche nella conclusione. L'asfalto nuovo, la pista rinnovata, come sta rispondendo? L'asfalto nuovo è una novità un po' per tutti, quindi ogni pilota deve un attimo abituarsi a questo cambiamento. Però l'asfalto cambia veramente ogni 20 minuti, mezz'ora di gara, e quindi è sempre un'incognita, però molto bella anche all'impatto visivo. A Pedavena hai dichiarato che eri davanti, sei realmente davanti? Purtroppo no. Le qualifiche non hanno rispecchiato la promessa che avevo fatto a Pedavena. Il mio compagno di lavoro, che possiamo dire co-creatore dell'F1 Series, mi è davanti di un decimo e mezzo in qualifica. Quindi riesci a recuperare adesso? È da sperare, la gara è più lunga, sicuramente gli errori si pagano, cercherò di essere più regolare possibile sperando di riuscire a stargli davanti, ecco. Generalmente la giornata com'è andata? La giornata è andata molto bene, è stata una ripartenza col botto, abbiamo oltre 70 iscritti come primo appuntamento dell'anno, un aiuto è stato dato sì dall'F1 Series, questa mattina verso il mezzogiorno è stata anche fatta l'inaugurazione del nuovo manto d'asfalto della pista, dove è intervenuto il signor Zancaner, l'assessore allo sport del comune di Alano di Piave, insieme alla presidente della Proloco del comune, sì, della Proloco di Alano di Piave, dove abbiamo fatto un taglio del nastro non simbolico ma veritiero, che sia di buon auspicio per una stagione di competizione
fantastica, insomma, ecco. Prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento sarà il 20 di maggio con la 1000 giri, questa gara particolarissima. È una gara fatta solo con i modelli a scoppio 1-8, una gara endurance, cioè vincerà chi per primo raggiungerà i 1000 giri, saranno circa 4 ore continue di gara. Sempre qua la pista verde? Assolutamente sì, sempre la pista verde, appuntamento confermato e speriamo di avere sempre più pubblico che venga al Parco del Piave, che può mangiare una buona grigliata fatta dalla Proloco per passare una giornata fantastica sul greto del nostro fiume preferito. Allora, diciamo che questa pista è nata parecchi anni fa da un nostro consigliere. Grande passione aveva lui per le macchinette, tant'è vero che questa pista la teneva come un giardino di casa sua. Dopo che la passione, non, diciamo che non è andata a mancare, però l'abbiamo prelevato noi in amministrazione, ha lasciato il compito, il scettro, a una nuova associazione. Cosa posso dire? Questa nuova associazione ci ha messo le mani su questa pista, tanto è vero che oggi è stata inaugurata. È stata inaugurata una pista che è veramente hanno fatto veramente un capolavoro, hanno fatto il manto d'asfalto nuovo, hanno rifatto tutte le pedane che vediamo qua, che si possono vedere. Quindi noi siamo onorati di avere un'associazione così all'interno del nostro comune, tanto è vero anche che loro ci hanno fatto parecchie richieste e noi gli abbiamo sempre dato carta bianca. Logicamente una cosa che non possiamo avere noi è la risorsa economica. Noi ci troviamo in un piccolo paese alle pendici del Monte Grappa, purtroppo per i mancati rientri e quant'altro dallo Stato non possiamo più interagire e avere, diciamo, denaro per tutte queste associazioni. Però noi siamo grati e ci possiamo solo dire grazie, diciamo, a queste associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio. Grazie ancora. Sono molto contento perché è andato tutto perfetto, a parte due o tre errori che ho commesso io, ma comunque recuperati e bello, è andato tutto bene. Qualifiche bene, finale al top, perfetto.